Con questo video impareremo a giocare a Bloomtown, gioco di Asger Harding Granerud, Daniel Skjold Pedersen, per 2-4 giocatori, una durata di circa 30 minuti a partita, edito da Playagame Edizioni. I giocatori collezioneranno preziosi punti vittoria, piazzando sulla propria plancia uffici, negozi, case, parchi, metropolitane, ma solamente chi avrà ottimizzato i piazzamenti e collezionato più punti vittoria sarà eletto sindaco di Bloomtown. All'interno della scatola troveremo una plancia piazza cittadina, 4 plance città a due facce, 4 gettoni bonus e un segnalino primo giocatore, 70 gettoni punti sviluppo suddivisi in diversi tagli, 65 tessere edificio suddivise in 5 tipologie, uffici, metropolitane, case, parchi, negozi e 10 tessere comunità, 2 per ciascuna tipologia. In una partita con 4 giocatori si utilizzano tutte le tessere contenute nella scatola. Se dobbiamo quindi giocare in 4, possiamo passare alla fase successiva della preparazione. In 2 o 3 giocatori invece iniziamo col suddividere le tessere per tipologia. Inoltre è conveniente suddividere i negozi anche per le loro coppie di colori riportate nei quadratini in alto a destra. In 2 giocatori rimuoviamo 6 tessere per ciascuna tipologia di edificio e rimettiamo queste tessere nella scatola. Per i negozi rimuoveremo una tessera negozio per ciascuna tipologia. In 3 giocatori rimuoveremo invece solamente 2 tessere per ciascuna tipologia di edificio rimettendole nella scatola. Per i negozi ne possiamo rimuovere 2 a caso, l'importante è che siano di tipologia differente. Mescoliamo ora a faccia in giù tutte le tessere edificio così selezionate. Posizioniamo al centro del tavolo la plancia Piazza Cittadina e sempre al centro del tavolo creiamo una riserva coi gettoni punti sviluppo. Consegniamo ad ogni giocatore una plancia città. Per le prime partite consigliamo di utilizzare il lato con la A. Consegniamo quindi a ogni giocatore un gettone bonus e 2 tessere casuali prese dal mucchio. Aggiungiamo al mucchio le 10 tessere comunità e mescoliamo tutte quante le tessere fra di loro a faccia in giù. Formiamo ora 5 pile di tessere posizionandole su questi spazi. In 2 giocatori formeremo pile da 8 tessere, in 3 giocatori formeremo pile da 11 tessere, in 4 giocatori formeremo pile da 13 tessere. Riveliamo ora la prima tessera di ciascuna pila, posizionandola nello spazio sotto di essa, in questo modo. Nel caso rivelassimo una o più tessere comunità, tali tessere vanno posizionate nello spazio della plancia posto qua sopra e se ne gira una nuova dalla pila corrispondente. Ora la zona denominata mercato è completa. Se abbiamo eseguito tutti i passi correttamente, dovrebbero avanzarci delle tessere. Giriamole a faccia in su e nel caso scoprissimo una o più tessere comunità, anch'esse andranno piazzate nel relativo spazio sopra la plancia. Infine rimettiamo nella scatola tutte le tessere che ci erano avanzate. Infine selezioniamo casualmente il primo giocatore e consegniamogli il gettone primo giocatore. Siamo ora pronti per iniziare. Un giocatore nel proprio turno deve sempre eseguire queste 3 azioni in quest'ordine. La prima è costruire, ovvero sia piazzare una tessera dalla propria mano su un punto a suo piacere della plancia. La seconda è calcolare i punti sviluppo, dati in base al piazzamento appena effettuato. La terza è prendere una nuova tessera edificio dal mercato e posizionarla nella propria mano. Infine si ripristinerà il mercato. Il turno termina e tocca quindi al giocatore successivo in senso orario.
vediamo ora nel dettaglio le tre azioni. Per costruire non c'è nessun vincolo, basterà piazzare la nostra tessera in uno spazio ancora vuoto della nostra plancia città, ad esempio questo. La seconda fase prevede di raccogliere i punti sviluppo, in questo caso uno che mettiamo nella nostra riserva. I punti sviluppo vengono assegnati in base alla tessera piazzata e alla sua posizione sulla plancia. Vediamo nel dettaglio. Piazzare una tessera metro colleziona immediatamente un punto più un punto per ciascuna tessera metro che sia collegata a quella appena piazzata in maniera diagonale. In questo caso abbiamo ben 4 metro collegate in diagonale rispetto a quella appena piazzata per un totale di 4 punti. Un piazzamento di questo tipo ne avrebbe collezionati solamente 1 più 1. Piazzare una tessera ufficio colleziona immediatamente un punto più un punto per ciascuna tessera ufficio che sia adiacente a quella appena piazzata ma sulla medesima riga o colonna. In questo caso quindi abbiamo 1, 2, 3 uffici adiacenti che condividono riga e colonna per un totale di 3 punti. Piazzare questa tessera ufficio avrebbe quindi collezionato 1 più un punto. Le tessere parco dipendono da quanti parchi sono connesse a quella appena piazzata. La prima tessera che piazzeremo sulla nostra plancia varrà un punto. La seconda tessera che piazzeremo adiacente a quella piazzata in precedenza fornirà nuovi 3 punti. Una terza tessera adiacente aggiungerà 4 punti. Qualsiasi tessera adiacente oltre la terza frutterà invece 0 punti. Questo piazzamento frutterà quindi solamente un punto. Piazzare una casa fornisce immediatamente un punto più un punto per ciascuna tipologia di edificio differente che sia adiacente alla casa appena piazzata. In questo caso abbiamo solamente 1, 2, 3 tipologie di edificio differente. Questi sono 2 uffici e appartengono alla medesima tipologia. In totale quindi aggiungiamo 3 punti. Questo piazzamento ne avrebbe quindi procurati 1 più 4. Piazzare un negozio fornisce immediatamente un punto più un punto per ciascun edificio che condivida la tipologia indicata qua in alto a destra. In questo caso quindi ci daranno punti solamente gli edifici gialli o verdi e contiamo quindi 1, 2 e 3 punti. Un piazzamento di questo tipo quindi ne avrebbe forniti 1 più 2. Infine, la tessera dal mercato che dovremo prendere è quella corrispondente al simbolo che abbiamo appena coperto. Nella nostra situazione abbiamo coperto il simbolo rosa e pertanto la tessera che ci spetta è questa. Scopriamo quindi una tessera dalla cima della pila appena utilizzata. Se durante l'operazione di ripristino è rivelata una tessera comunità, tale tessera va spostata immediatamente nello spazio in alto e si rivela la tessera successiva. Quando posizioniamo una tessera edificio su una casella sviluppo della nostra plancia, le caselle sviluppo sono quelle a fondo verde sulla plancia cittadina, si attiva immediatamente la possibilità di un'azione bonus. Le azioni bonus sono di 2 tipi. Possiamo ad esempio scegliere di fare il doppio dei punti che ci spetterebbero per questo piazzamento, in questo caso anziché 4 ne raccoglieremmo 8, oppure potremmo fare immediatamente un turno addizionale senza riempire il mercato. Ciò significa che, dopo aver raccolto i nostri 4 punti, preleveremo questa tessera dal mercato e giocheremo un nuovo turno. Ci sarà però un buco all'interno del mercato. Se dovessimo quindi pescare la tessera sotto al simbolo foglia, pescheremmo la prima coperta dalla pila corrispondente. Nel caso in cui la pila fosse esaurita, allora potremo scegliere una qualsiasi tessera tra quelle ancora presenti al mercato. Se durante una fase di ripristino è rivelata una seconda tessera comunità di una certa tipologia, si esegue immediatamente una fase di punteggio bonus. Ogni giocatore dovrà calcolare i punti sviluppo di tutte le tessere edificio sulla propria plancia corrispondenti al tipo appena rivelato. In questo caso quindi il punteggio bonus sarà sulle case. Per il punteggio bonus ciascuna tessera ufficio posizionata sulla nostra plancia vale 2 punti, in questo caso quindi ne collezioniamo 10. Per il conteggio bonus ciascuna tessera metro sulla nostra plancia vale 2 punti,
In tal caso ne collezioneremo 10. Per il punteggio bonus, ciascuna tessera parco sulla nostra plancia vale 2 punti. In tal caso ne collezioniamo 8. Per il conteggio bonus, le case sono conteggiate normalmente. In questa configurazione, quindi, la casa ci farà 1 più 4 punti. Per il punteggio bonus, i negozi sono conteggiati normalmente. Pertanto, questo negozio collezionerà 1 più 4 punti. In qualsiasi momento durante il nostro turno possiamo decidere di scartare il gettone bonus per eseguire un'azione bonus. Due azioni sono le medesime che abbiamo visto in precedenza, ovvero sia raddoppiare i punti per il piazzamento appena effettuato oppure eseguire un turno addizionale. Inoltre però scartare il gettone bonus ci permetterà di attivare un conteggio bonus per una categoria di edificio che contiene una sola tessera comunità. Potremo quindi attivare il punteggio bonus per queste tre tipologie, ma non per questa perché ne contiene 0 e nemmeno per questa perché ne contiene già 2. Attenzione, all'interno di un turno non è possibile utilizzare due volte la medesima azione bonus, che essa sia dipendente da due piazzamenti sulla plancia o da un mix fra un piazzamento e l'uso del gettone bonus. Il fine partita si innesca quando un determinato numero di pile è esaurito. In due giocatori sono 3 le pile da esaurire, ma in 3 o 4 giocatori sono solamente 2. Quando ciò avviene, tutti continueranno a giocare fino all'ultimo giocatore di round, in modo tale che tutti abbiano giocato lo stesso numero di turni. Ad ogni giocatore saranno ora rimaste in mano 2 tessere. Ciascuno ne selezionerà una, la rivelerà e attiverà un conteggio punti bonus esattamente come quelli che abbiamo visto prima, ma solo per la propria plancia e solo per l'edificio della tipologia scelta. Nel mio caso, quindi, attiverei un conteggio bonus solo per le metropolitane sulla mia plancia. Dopo aver ottenuto questi punti sviluppo, si sommano tutti quelli collezionati nel corso della partita e chi ha il totale più alto è dichiarato essere il vincitore. In caso di parità, vince chi ha giocato dopo rispetto alla posizione di primo giocatore.